I gotta go. Gotta see things. See new faces and brand new things. Gotta go places and do things. Maybe to forget. Questo sono io, appena sceso dall'aereo e completamente tramortito dal viaggio. Buongiorno amici e benvenuti a Londra! Cappuccino Paul e prima tappa Buckingham Palace. Ho un appuntamento con la regina che dobbiamo discutere su delle questioni importanti mondiali. C'è il cambio della guardia, ma lo sto perdendo. Mannaggia! Riuscire a vedere qualcosa è praticamente impossibile, anche perché c'è davvero troppa gente. Beh, bisognava arrivare un po' prima, un bel po' prima. Comunque in realtà sono riuscito a vedere qualcosa, ma non a favore di telecamera, quindi vabbè. Però comunque ho visto il cambio della guardia. Da quello che ho letto, praticamente, quando c'è la regina presente a Buckingham Palace, le guardie all'esterno sono quattro. In questo caso erano due, quindi mi fa pensare che lei non c'era. Anche perché l'ho chiamata al telefono e non mi ha risposto. Quindi più tardi devo capire dove se n'è andata. Perché non mi piace che esce e non mi avvisa. Camminando del tutto a caso. Camminando del tutto a caso ho trovato il Big Ben. Comunque lo immaginavo un po' più grande, un po' più alto. Piccolino, però bello dai, caratteristico. Continuiamo il tour per Londra del tutto a caso con un volo acquistato a 9,98€ andata e ritorno da Malpensa. Tamigi e ruota panoramica. Vabbè, acqua sporca comunque, nulla di più. Oh. Quando attraversate guardatevi sempre da tutte le parti, perché specialmente se siete abituati in Italia, in cui attraversate praticamente regolarmente, guardate verso, cioè qua il senso di marcia è opposto, quindi il rischio di farvi investire è veramente alto. Non so come sono riuscito a sopravvivere due giorni senza farmi investire. Finalmente ho mangiato il famoso fish and chips in inglese. Comunque nulla, è semplicemente pesce servito con patatine, una salsa bianca che non ho capito cosa fosse, non è maionese, e poi crema di piselli. Pesce merluzzo, puro merluzzo super fritto e super immerso nell'olio, però un'esperienza sicuramente da fare. Buono comunque, molto buono. Benvenuti a Camden Town.
bello Camden Town, un posto però molto pieno di negozi a chiappa turisti in cui qualcosa sicuramente la compri, però bello. Ne avevano parlato male, avevo sentito dire che non era proprio un quartiere felice, però non è male al momento. Sono sbarcato a Leicester Square, sempre in modo del tutto casuale, con la prima metro praticamente che ho trovato, ed è una piazzetta molto carina in cui ci sono le statue di Mr. Bean, di Harry Potter, di Mary Poppins, con cui insomma potersi fare le foto. Chinatown! Faccio un salto allo Sky Garden, poi qui sotto mi scrivo anche in che zona sono perché non riesco a capirlo. Però non so neppure se sia orario per poter salire, comunque provo. Amici purtroppo non ci fanno più salire sullo Sky Garden perché si è fatta una certa. Inoltre bisogna anche prenotare, quindi nulla. Grazie per avermi fatto compagnia, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!